dell'Alba 2020. Qua abbiamo un vino aristocratico, fa una macerazione molto molto importante per far sì che comunque vada a supportare un invecchiamento in legno, perché nel Biolo d'Alba fa un anno di botte grande di roba. Al naso le spezie escono fuori, tabacco, esatto, cuoio, sì, cuoio, un po' di cardamomo, sì, anche in bocca esce fuori l'eleganza del Nebbiolo, sì. Quindi questi tannini avvolgenti. Sì, proprio un corpo completamente diverso rispetto all'altro. Assolutamente sì, il legno che comunque va ad ammorbidire comunque questi tannini, va a giovare nella, poi nell'invecchiamento. E qui l'abbinamento di sicuro di piatti più complessi, basati, di piatti più impegnativi, si può dire. Chapeau!